Amici di Merano al Galoppo, bentrovati. È cominciato il countdown, quello che ci porterà al meeting del Gran Premio Merano, 76esimo Gran Premio di Merano. Giornata interlocutoria, ma sicuramente interessante. Andiamo a vedere com'è andata. A 50 dal palo al Sidon Fan, passa di slancio, vince al Sidon Fan. Siamo in compagnia di Mario Pirone, una stagione penso che si può definire ottima, quella che sta volgendo al termine in attesa di una settimana entusiasmante. Beh, io credo che la stagione è andata al di sopra di tutte le aspettative, abbiamo incrementato naturalmente tantissimo il pubblico, abbiamo incrementato il gioco, abbiamo incrementato i partenti, io credo che siamo sulla buona strada. Per quanto riguarda la settimana clou, il Gran Premio, Mario, che Gran Premio vedremo quest'anno? Beh, io ho cercato con le mie conoscenze, con le nostre conoscenze all'estero, di portare cavalli che degni del Gran Premio. Io credo che avremo un bel Gran Premio perché sicuramente 4, anche 5 francesi, un tedesco, 2 cechi, un irlandese. Credo che sarà innanzitutto un gran premio internazionale e naturalmente tutto il meeting di sabato e domenica è all'insegna dell'internazionalità, compresa la Crystal Cup e comprese naturalmente le altre corse di gruppo. My love. My love. Atomic Law risolve la partita in modo chiaro e stacca sicuro. Atomic Law vince davanti a Maikun. Siamo con Monica Piazzolla della squadra di volley dell'Innsbruck. Monica, bella sorpresa qui all'ippodromo di Merano. Sì, siamo venute oggi così in giornata per passare un pomeriggio diverso a vedere qua l'ippodromo. Arrivate già venuti a giugno, siete ritornate adesso, come mai? Erano venute solamente 2 atlete, così in rappresentanza, questa volta siamo venute con tutta la squadra, hanno detto che è stata una bella esperienza e speriamo di divertirci. Il vostro campionato è già iniziato? No, inizieremo a ottobre. Quindi in bocca al lupo e magari ce le saluti, ci salutate? Va bene, grazie Crepi. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, face. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. Dal palo, well dressed va ad ampliare ancora di più il suo vantaggio e vince chiaro. Well dressed. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Elmer Agosti, ci avviciniamo a grandi passi a questo straordinario weekend del Gran Premio. Hurricane Fly, raccontaci un po' cosa sarà per Merano avere Hurricane Fly. Ma è un evento unico, un evento nell'evento, lo definirei così. È stata un'operazione chirurgica iniziata nel mese di luglio. Il Mr. Mullins si è dimostrato una persona di una eleganza e di una disponibilità fuori dal comune e ha accettato l'invito. Per gli appassionati di Ippica tutti lo conoscono, magari racconta un po' anche a chi di Ippica non mastica chi è Hurricane Fly. Ma è un cavallo nato, allevato in Italia. E all'attivo più di 20 vittorie nelle corse di gruppo e 3 milioni di euro vinti in carriera, un campione puro, una cosa rara. Quindi è l'occasione in più per venire a Merano il prossimo weekend? Ma direi proprio di sì, è un evento straordinario, noi abbiamo proposto a Mr. Mullins di farci questo regalo per poter mettere in condizione tutto il pubblico, non solo ippico, di ammirare da vicino un campione vero. Yeah, my mama, she told me don't worry.
Siamo con una raggiante Lena Matuzzi che in sella al suo Pelle Fan ha appena vinto, o meglio stravinto, la quarta corsa. Complimenti Lena. Grazie. Sappiamo che sei praticamente all'inizio di questa tua avventura nelle corse. Sì, è la seconda monta e sono soddisfatta del cavallo che ho acquistato recentemente. Ti faccio i miei personali complimenti perché hai montato una corsa bellissima, non hai sbagliato niente, sembravi veramente un amazzone già con tanta esperienza, brava. Grazie. E adesso facciamo due chiacchiere con l'allenatore Pier Mario Codias, davvero bravo, complimenti Pier Mario. Grazie mille, è un cavallino che è arrivato da poco in scuderia, è stato acquistato a Milano e si è presentato subito bene la mattina nei lavori ed è andato così come ci aspettavamo, insomma. Darrier stacca in fondo e vince Nelly Darrier. Desperados vince. E finalmente è arrivata la vittoria, la tanto desiderata vittoria. Lui è Davide Steinwander, complimenti Davide. Grazie mille, purtroppo mi sono svegliato a fine stagione ormai. Senti, parliamo di questo cavallo Desperados, che è un cavallo in grossa crescita. Molto. L'ho montato la prima volta qua e devo dire che era la quarta corsa in carriera. Era ancora molto verde, però si era già capito che le potenzialità potevano esserci, che diventasse un bel cavallo da corsa. E difatti l'ha dimostrato. Non ha vinto subito, però ha fatto tre belle corse a far capire che avrebbe vinto presto. Sparazzino conclude in piena spinta, vince Sparazzino nei confronti di Corte Franca. Avete visto amici? Belle corse e bella gente qui all'ippodromo di Merano. Vi diamo appuntamento a sabato 26 e domenica 27 per il big event del Gran Premio di Merano, Carosello dei Carabinieri e anteprima Wine Festival 2015 e naturalmente RTTR lunedì 20:45. Ciao!